Ciao a tutti da Angry Terrone e da Andrea. Ciao a tutti. Degustatore professionista italiano. Oggi, da come avete notato, faremo una degustazione dei Magnum presenti sul mercato italiano. Ne sono 15 e visto che facciamo parte dell'associazione Non Sprecate i Gelati, noi ce li divideremo. Allora, io direi che noi possiamo partire da il gelato classico e Intense Dark. Questo è classico. Pastoso. Però non è male, non è bello questo. Ma io l'altro non ho mai mangiato questo, però è buono. Ma forse non avrei mai mangiato un bagno classico. No, no. Non sono amante del cioccolato fondente, quindi è un po' un no. Questo è il grande classicone che tutti abbiamo provato, tranne lui. Ora andremo a provare caramello salato e mandorle glassate. Almond mandorle. Magnum per la sostenibilità. Ma che cazzo dici? Ma c'è scritto? Ma c'è scritto? Sì. Ma che è Magnum per la sostenibilità? Ma sto cazzo. Io non l'ho mai provato questo. Tu l'hai mai provato? Non lo so, però mi scrivo un sacco. Pronto? Pronto, anche questo è un grande classicone, ma posso dirvi che è uno dei più buoni. Vamos. Ti senti il caramello? Un bel po' qua. Me l'aspettavo di meglio questo. Questo grande classicore, buono. Mandorle, cuore di Magnum. Buono. Questo è diabetico. È un po' forte il caramello, si è detto troppo rispetto agli altri sapori, però è buono. Questo volevo far presente che è sempre stato il mio preferito. Quindi, forse sono un po' di parte. Ora è il momento di provare bianco con mandorle. Buono. È il white chocolate, anche questo grande classicone. Io questo non l'ho mai provato, poi forse sarò l'unico nel mondo, ma a me questo mi è nuovo. Troppo. Buono, questo è questo. Quello bianco non mi ha mai fatto impazzire, perché forse è un po' troppo dolce. Ma questo è uguale poi mi fa. Però è più ne mandorle. Esatto. Grande classicone, dolcissimo. Però le mandorle danno quell'effetto di bontà in più. Di sgranocchio. Adesso proveremo gusto lampone, raspberry. Ruby New Chocolate Experience. Ah. Che è? Niente, vedete il fumo. Questo pure è strano perché sa di cioccolata, ma non sa di cioccolata. Che cazzo di gelato! Ma questo è molto meglio di quello. Nemmeno con questo è stato fatto, secondo me, un bellissimo lavoro. Adesso proviamo il mini double gold caramel. E adesso invece da questa parte abbiamo il double caramel. Ma non sono molto amante del caramello. Tu non sei amante del caramello? No. Oddio. Vamos. Vamos. Io ho come prima, c'è la glassa di caramello, e interno di caramello, e fuori caramello, caramello. Questo invece è cioccolato, caramello, cioccolato, interno Magnum. Non è male, però è troppo caramelloso forse. Questo ha troppi stati di cioccolato di base. Questo è semplicemente un'esplosione di caramello. Poi invece c'è il cioccolato che ti copre un po' il caramello. Quindi non si sente moltissimo. Non so se è un buon abbinamento. Cioccolato con il caramello. Facciamo un ni. Sì, ha provato. Questo ha provato. Ah, guarda, sì. Questo ha provato.
Tu quello ormai lo finisci. Questo lo finisco. Questo si finisce. Adesso è il momento di provare il double chocolate. Double cocco. Ah. Questo è per gli amanti di cioccolato vero, cioè cioccolato che secondo me non è fondente. Poi la glassa di cioccolato e poi c'è questo qua, ah, chocolate lover. Non è male. Secondo me è molto meglio di altri. Questo invece è una base al cioccolato, il suo interno è il cocco. Questo è un cioccolato vero, proprio cioccolato, tutto cioccolato. Però io si sente anche quel cioccolato che secondo me è un po' fondente. Sì. Stora un po'. Mi ha un po' deluso. Adesso proveremo il pistacchio. Ehi, quindi pistacchio. Pistacchio. Dai, si vedono anche i pistacchi. Non ha il sapore di pistacchio. Vero. Che è forte, che dovrebbe essere forte. È pistacchio industriale. È aroma pistacchio, non sa di pistacchio. Sì, cioè pistacchio che non sa di pistacchio. Deludendo. Non va. No. Per questi preferiti, cocco e pistacchio, sono quelli invece che mi stanno deludendo. Il cioccolato, che copre un sacco, quindi quel minimo sapore. Il retrogusto di pistacchio. E per finire in bellezza abbiamo nocciola e il white chocolate cookies. Alla salute. Che oggi proprio no, non va delle migliori. È un misto di sapori, cioccolato bianco e cookies. Buono, sa di cookies. Veramente buono. Sì. Anche nocciola. Buona. Perché non è il cioccolato tipo fondente. È un gusto di cioccolato tipo al latte e nocciola. Buono. Qua c'è quelle note di cioccolato fondente, mi sa. Sì. Cioccolato fondente. Ma che cazzo? Ma cazzo con il cioccolato fondente, no? Questo è molto buono, molto noccioloso. Ma non da stomacare, lo stomaco, non è quel cioccolato che quella nocciola troppo forte. Ora siamo arrivati alla fine. Già. E siamo qua per dire la nostra classifica, perlomeno personale, di quelli che ci sono piaciuti di più. Pari merito, io vado per il white chocolate e il white chocolate almond. Grazie, Segus. Che ma senza mandorle, mandorle. Quindi quello è il tuo primo posto? Quello è il mio primo posto in assoluto. Classico, dolce, cioccolato bianco, tutta la vita. Bisogna essere classiconi. Secondo posto, secondo me, che sono veramente molto, molto, molto buoni, abbiamo i mini double gold caramel. Terzo è questo qua, è classicone anche questo qua. Che al mondo. Per me, la mia classifica è primo posto mandorle, mi è sempre venuto fin da bambino. Okay. Secondo posto classico, che forse non ho mai provato, anche se è un classico. Cioè non ha mai provato il classico della Magnum, il Magnum classico non l'hai mai provato. Ma ora non lo so perché. Comunque, secondo posto, direi pari merito, anche per me c'è un pari merito, con nocciola e mini double caramel. Secondo me entrambi per me terzo posto. Bene. La nostra degustazione oggi è finita. Se non ci sentite più, ci sarà successo qualcosa. Quindi poi vediamo in quale ospedale ci portano e ci venite a trovare. Per un picco glicemico, ragazzi, di quell'altissimo. Detto ciò, possiamo salutare tutti? Sì, grazie per la visualizzazione. Seguite Magri Terrore, Instagram, TikTok, like, YouTube, Facebook, quindi tutto qua. E metti segui e mi piace a Magri Terrore. Bene, alla prossima. Ciao. Ciao, ciao.